E proprio a Lodi è più sicuro per i pendolari lasciare la bicicletta in stazione prima di salire sul treno. È stato studiato un badge elettronico per accedere a un parcheggio da 500 posti sorvegliato dalle telecamere. Lodi come Amsterdam, con le dovute proporzioni il paragone ci sta tutto perché proprio all'esperienza olandese si è ispirato il comune, secondo in Italia per ciclabilità, classifica di Legambiente. Il progetto Sosta in Stazione prevede la possibilità di lasciare la bicicletta senza avere l'incubo dei ladri. Un badge elettronico consente l'ingresso, poi è semplice parcheggiare prima di prendere il treno e andare a lavorare fuori città. Una crescente domanda di mobilità in bicicletta, Lodi si presta bene per questo tipo di spostamento. C'era una domanda anche di sicurezza, perché purtroppo, soprattutto nei pressi della stazione, ci sono tanti furti. Con questi parcheggi custoditi, protetti e sorvegliati, ciclostazione e ciclofficina, abbiamo dato una risposta importante a questa richiesta del cittadino lodigiano. 35 € l'anno il costo del servizio, 1 € al giorno per chi non lo utilizza con continuità. 500 i posti bici fra coperti e scoperti per scoraggiare i furti, oltre alla videosorveglianza, un sistema brevettato che consente di legare il telaio oltre alle ruote. E se si rompe la bici, ecco la ciclofficina, ricavata all'interno di una fontana dismessa. La riparazione avviene in poche ore. Qui si possono anche comprare accessori e biciclette. Tutto è affidato a una cooperativa a costo zero per il comune, visto che il progetto è finanziato da Regione e Fondazione Cariplo. E per la promozione si lavora anche nelle scuole. Portiamo i ragazzi qui a far vedere come si fa alla manutenzione della bici. Questo serve sia a far conoscere la struttura, ma anche a far prendere, cioè a far abituare i ragazzi a controllare la loro bicicletta prima di usarla.